Iniziamo questa nuova serie di video in cui parleremo del nuovo show televisivo targato Disney Marvel, ovvero Falcon and the Winter Soldier. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, voglio iniziare questa serie di video in cui analizzeremo puntata per puntata la nuova serie TV targata Disney Marvel, tratta appunto dal Marvel Cinematic Universe, dopo WandaVision, ovvero Falcon and the Winter Soldier. Allora, innanzitutto il video sarà strutturato così: ci sarà, soprattutto per questa prima puntata, una parte no spoiler, quindi se non avete ancora visto Falcon and the Winter Soldier potete assolutamente guardarlo senza problemi, e poi alla fine l'annuncerò, ci sarà una parte più spoiler dove vi dirò un po' più nello specifico alcune scelte che ho apprezzato o meno, alcune scene nel dettaglio. Quindi iniziamo subito nel dire che questo prodotto è appunto ambientato ovviamente qualche mese dopo il blip, ovvero quando le persone che sono state fatte sparire dallo schiocco di Thanos sono tornate alla vita, quindi più o meno come in WandaVision, ma fin da subito si capisce che l'impronta, lo stile di questa serie è molto diverso da quello di WandaVision. WandaVision era molto più fantastico, anche appunto per i temi trattati, molto più ironico, almeno nelle prime puntate, mentre Falcon and the Winter Soldier si pone subito con un'atmosfera che ricorda tantissimo, e secondo me è un plus, quel bellissimo Captain America The Winter Soldier, che è stata appunto la pellicola, una delle pellicole che più ho apprezzato del Marvel Cinematic Universe. Perché? Perché innanzitutto appunto i personaggi protagonisti sono Falcon e Soldato d'Inverno, interpretati rispettivamente da Anthony Becchi e Sebastian Stan, che sono due personaggi appunto che ruotavano attorno a Captain America come comprimari e appunto hanno preso ruolo nella vicenda in maniera secondaria, soprattutto nelle vicende appunto che riguardavano Cap o in Civil War. Quindi diciamo l'atmosfera che si respira è molto più simile a un film di spionaggio con dei connotati politici che non un prodotto puramente supereroistico come poteva essere WandaVision, diciamo dalla metà in poi. La cosa che ho apprezzato tantissimo di questa serie, innanzitutto mettono subito in chiaro con le prime scene il livello di qualità visiva, di effetti speciali, di investimento che hanno messo, ancora maggiore rispetto a quello di WandaVision, perché c'è una scena iniziale che appunto non vi spoilerò, che è una scena d'azione sostanzialmente, che è girata effettivamente a livello estremamente cinematografico, è molto bella sia a livello di effetti che di regia che proprio di impostazione, e assolutamente mette in chiaro che staremo guardando una sorta di filmone spezzettato in puntate, perché assolutamente la qualità non è quella di una serie TV classica. Ovviamente Marvel, Disney hanno una quantità di budget illimitata e quindi sicuramente se lo possono permettere, cosa positiva. La cosa che ho apprezzato tantissimo a livello della scrittura, soprattutto del primo episodio, è quella che la serie si prende i suoi tempi, parte sparata con le scene iniziali, ma poi rallenta subito per tornare effettivamente a parlare dei personaggi, dei personaggi di Bucky appunto e di Falcon, di Sam, e va ad analizzare molto nel profondo già dall'inizio quelle che sono le psicologie dei due personaggi in relazione a le persone che gli ruotano attorno e soprattutto al momento storico diegetico che stanno vivendo nella vicenda, ovvero appunto quello del post blip. In pratica quello che si nota e che ho apprezzato tanto è che la componente del blip è molto forte, ovvero l'influenza che ha avuto questo ritornare delle persone che sono tornate e l'impatto che ha avuto sia nelle loro vite, ma soprattutto anche nelle vite delle persone che gli stanno accanto, vicini, amici, familiari, parenti, è veramente, veramente importante. Quindi vediamo un approfondimento umano di questi due personaggi che non avevamo ancora potuto vedere nel Marvel Cinematic Universe, perché comunque, essendo personaggi comprimari, essendo molto buttati in vicende magari più corali, più ampie, non erano stati approfonditi molto. Quindi il primo episodio getta delle ottime basi per farci capire che questa serie andrà a scavare molto in questi personaggi, andrà a dargli un valore aggiunto molto importante,
E poi ovviamente vedremo dove si svilupperà. La vicenda sostanzialmente a livello macro, insomma generale, senza spoilerare, verte attorno al fatto che ovviamente c'è un'eredità di Cap America da trasmettere. Quindi Cap non c'è più e Sam sente questo fardello di avere lo scudo e che rappresenta proprio come simbolo dell'autorità e dell'importanza di Capitan America per il mondo, qualcosa che lui deve gestire, ed è una cosa molto ingombrante perché lui non si sente degno, non si sente all'altezza. Quindi questo è uno dei temi principali per quanto riguarda la storyline di Sam, ovvero questa eredità di Cap da portare avanti, da decidere o meno se imbracciare. Poi appunto qua è solamente accennata, vedremo poi come si svilupperà durante la vicenda, ma è sicuramente uno dei punti cruciali. Per quanto riguarda invece Bucky, soldato d'inverno, invece il problema è il suo fardello di ciò che ha compiuto come azioni negative, violente e crudeli quando appunto era soldato d'inverno sotto il controllo quindi dell'Hydra con il lavaggio del cervello. Quindi adesso che comunque Bucky è una persona libera, perché è stata liberata dal governo, non è in libertà vigilata, gli è stata diciamo concessa la grazia, deve fare conto con queste azioni che ha compiuto veramente atroci, e sostanzialmente non è assolutamente facile per lui, soprattutto per il fatto che sa di aver contribuito alla causa degli Avengers, ma anche di aver messo i bastoni fra le ruote e aver causato anche la morte di tantissime persone. Quindi questo è un aspetto che di solito, diciamo, nelle storie supereroistiche, nei villain, comunque quelli anti-eroi che sono considerati villain, viene sempre messo in secondo piano. Quando c'è una conversione, c'è comunque un conflitto interiore a livello psicologico da portare avanti, e questo diciamo è quello che ci danno come inizio, come incipit per quanto riguarda la storyline di Bucky. I due non si sono ancora incontrati, vabbè non è uno spoiler, nella prima puntata non si sono ancora incontrati, e quindi vediamo i due personaggi in parallelo come gestiscono questi problemi, come li gestiscono con le persone che gli stanno accanto, per poi appunto, si spera, ovviamente sarà così, arrivare ad incontrarsi, a congiungersi per fronteggiare delle minacce comuni. La componente della minaccia avviene attraverso un gruppo di, diciamo, rivoluzionari che sostanzialmente sono dei fan del mondo pre-blip, ovvero delle persone che credono che il mondo funzioni meglio con metà della popolazione, e quindi c'è questa sovversione che poi adesso non vi vado a spiegare, in realtà è veramente solo accennata, è solo per darci l'idea di quello che sarà il nemico, di quella che sarà la controparte, diciamo, da sconfiggere. Quindi questo primo episodio cosa fa? Getta delle ottime basi per farci capire dove vorrà andare a parare con lo sviluppo dei personaggi. Ci mette ben chiaro già quale sarà la prima minaccia o la minaccia principale da gestire, e ci fa appunto un cappello introduttivo sul contesto nel quale ci troviamo, sia a livello temporale che a livello di avvenimenti, e i nostri personaggi come sono collocati all'interno di esso. Quindi io l'ho trovata una scrittura buona, molto pacata, veramente poco tamarra, se non nelle scene d'azione, che però sono giuste, nel senso, secondo me sono corrette per quello che fanno vedere. E come vi dicevo all'inizio, l'atmosfera che respiro, cosa di cui sono molto felice, è quella di una storia molto molto ancorata coi piedi per terra, ovviamente sempre parlando in rapporto a quello che è il Marvel Cinematic Universe. Mi sembra di guardare qualcosa che è più nelle mie corde, che è meno improntato alla spettacolarizzazione, è meno improntato al fumettistico o a quello che è legato sostanzialmente al mondo dei supereroi. Ovviamente i personaggi si prestano a questo perché entrambi sono sì personaggi in un contesto supereroistico, ma molto concreti, comunque non hanno poteri di sorta particolari. Quindi secondo me ci sono veramente delle ottime premesse per avere una serie che fa della scrittura e dell'approfondimento dei personaggi, soprattutto a livello psicologico, la sua forza. Quindi sono molto 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 contento di tutto ciò. Bene, direi che per la parte non spoiler abbiamo fatto un cappello introduttivo abbastanza generale che può darvi l'idea di quello che potrete trovare guardando questa serie. Direi che adesso vi do il tempo di andare via se non avete ancora visto l'episodio. Quindi ci vediamo per la parte spoiler tra... Ok ragazzi, parlando un po' più nello specifico, allora, ho apprezzato tantissimo la scena d'azione iniziale, veramente quella dove appunto Sam con il Red Wing e le ali comunque va a inseguire questi terroristi, c'è questo inseguimento aereo che è veramente girato da paura, è veramente spettacolare, molto molto bello, molto anche
realistico, se appunto pensiamo a quello che stiamo guardando, e quindi subito parte col botto, poi va a rallentare e cominciamo a vedere i personaggi. Ho adorato il discorso del conflitto interiore di Sam, che comunque si sente questa eredità pesante, quella di Cap, e decide di donare lo scudo al museo, cosa che come sceneggiatura ho trovato un pochino forzatina, perché mi sembra un po' assurdo che un'arma comunque così importante come quella dello scudo di Cap venga così liquidata ad un museo. Non lo so, mi sembra un pochino forzata, però a livello puramente estetico ed emotivo è molto molto carina. Infatti poi vediamo che alla fine c'è questo nuovo fantoccio Capitan America che viene eletto, e lì è la componente, diciamo, politica, dove ovviamente il governo americano ha bisogno a livello di propaganda e di immagine del suo Capitan America, e quindi questo scudo viene subito dato a questo nuovo fantomatico Capitan America, che poi vedremo nei prossimi episodi chi sarà, cosa farà, perché. Comunque interessante questa cosa di Sam. Per quanto riguarda Bucky, ancora più interessante quando fanno vedere questi incubi ricorrenti che lui ha del suo passato da soldato d'inverno. Questo ragazzo asiatico che lui uccide perché testimone oculare di una sua, diciamo, intrusione in cui doveva far fuori della gente, che poi appunto ci fanno capire nella puntata essere il figlio del gestore del ristorante giapponese, il vecchietto suo amico, che appunto dice di aver perso il figlio, non ha mai capito come, non ha mai capito perché, e quindi lui che stava uscendo con una ragazza, il suo, diciamo, primo appuntamento dopo anni, perché lui ricordiamo che è tipo centenario, si sente questo rimorso terribile perché si rende conto che è stato lui ad uccidere il figlio del suo amico ristorante. Quindi le sedute psicologiche che fa Bucky, dove in realtà la psicologa gli fa capire che lui ha questa to-do list di cose da fare per redimersi, deve sottostare a delle regole perché non deve farsi prendere la mano da comunque questi scatti di violenza, di ira che lui potrebbe avere, perché è guarito, sì, però comunque ha un retaggio. Quindi bello il fatto che lo abbiano umanizzato così tanto, che abbiano preso il suo personaggio, lo abbiano messo in un contesto veramente super umano, dove lui effettivamente deve fronteggiare i problemi che ha una persona in un mondo come quello del Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Endgame, e che deve vivere con rapporti, con un fardello potentissimo sulle spalle. E veramente veramente una cosa molto molto interessante questa. Per quanto riguarda Sam, la componente, diciamo, di scontro con il blip e le conseguenze sono arrivate appunto con la scena dove lui va a trovare la sorella che gestisce questo peschereccio che ormai è malora, che lui vuole aiutare a rilevare per risanare l'attività. Lei però molto orgogliosa, e soprattutto gli fa notare che lui è stato via 5 anni, il mondo comunque è andato avanti. Ok, dispiace a tutti, ma non è che tu torni e poi fai quello che vuoi, come se la gente in quei 5 anni non avesse fatto nulla. Cioè, il mondo si è frizzato per lui, ma non per gli altri. E questa è una cosa molto molto bella dell'effetto blip, perché quelli che sono tornati pensano che sia passato un secondo, ma gli altri che sono rimasti hanno passato le pene dell'inferno per 5 anni in un contesto assurdo. Quindi, per quanto lui abbia delle buone intenzioni, ovviamente non è facile mettersi nei panni anche di chi invece è stato lì per tutti quei 5 anni. Per quanto riguarda il discorso dei cattivi, ovvero questi Flag Smasher, che sono questi tizi con la maschera che fanno questa sorta di flash mob per rubare poi dei soldi, e uno pesta sangue il militare che era andato ad intrufolarsi per capire un po' cosa stava succedendo, che è amico di Sam, ci dà soltanto l'idea appunto che questo gruppo non si sa se comandato o no da Zero, che sappiamo esserci come villain in questa serie, si sa che almeno uno di questi, quello che poi appunto picchia il militare, ha la super forza, quindi viene subito da pensare: avranno accesso al siero del super soldato? Ci sarà stato un modo di ricrearlo magari da parte di Zemo stesso per appunto far diventare questi militanti sovversivi dei super soldati? Non lo so, lo vedremo. Ovviamente la minaccia deve esserci, la controparte deve esserci, per adesso è veramente solo accennata, ma mi sembra già abbastanza interessante, soprattutto perché anche qui la buttano un pochino sul politico, cioè comunque sembra un gruppo anarchico che vuole il mondo pre-blip. Vedremo se poi le motivazioni saranno veramente solo queste a livello ideologico, o se sarà un pretesto
peraltro io mi immagino che sarà sicuramente un pretesto per qualcosa di più poi concreto, ma staremo a vedere. C'è da dire che questa prima puntata appunto mette veramente le basi per un sacco di cose. La regia è ottima, la fotografia è ottima, la recitazione dei due protagonisti è buona, nonostante appunto l'attore di Falcon mi sia sempre sembrato un po' impostato, un po' piantato con la faccia di cera durante i film dell'MCU, qui mi è sembrato un po' più convincente. Invece Stan mi piace molto di più e lo trovo anche più simpatico, più buca più lo schermo secondo me, e quindi secondo me ci sarà modo anche di un'interazione tra i due, visto che sono due personaggi comunque diversi, interessante. Spero davvero tanto che sviluppino bene questi personaggi, la loro introspezione, la loro psicologia, che gli eventi saranno poi interessanti, non andranno a virare troppo sul cacciarone, perché mi dispiacerebbe un po'. Io da questa serie veramente vorrei mantenere questo vibe alla Winter Soldier, vorrei mantenere questa patina di poliziesco barra appunto war movie urbano, che mi piace molto. Vediamo, sono curiosissimo. Vedremo anche la seconda puntata e arriveranno ovviamente video su ogni puntata. Il video sull'episodio uscirà sempre il sabato mattina successivo all'uscita dell'episodio, quindi se avete già visto l'episodio il venerdì potete subito recuperarlo, altrimenti magari salvatevelo e appena avete visto l'episodio, se volete, potete tornare a vedere questo video, commentare qui sotto ovviamente con le vostre impressioni, perché ci tengo molto a sapere cosa ne pensate voi di questi primi episodi e poi anche a discutere man mano delle varie teorie che potranno venire fuori nella visione dei successivi episodi. Al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche, seguitemi in live su Twitch per tutte le dirette e sui vari social, Instagram, Discord, eccetera eccetera. Ci vediamo presto, spero che il video vi sia piaciuto, una buona serata a tutti, ciao!